Francese. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Cazzo, c'è la salute mia. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio presenta Tutto nel mondo è burla, stasera all'opera, con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini. Dall'arena di Tutto nel mondo è burla, stasera all'opera, la disfida avrà luogo. Si scontreranno al centro del ring. Il
tenore di ghiaccio Jussi Björling. E il fuoco nel do di petto, Giacomo Lauri Volpi. Arbitri della puntata, Massimiliano Sanza e Paolo Pellegrini. Signore e signori, buonasera e benvenuti a questa disfida che avrà luogo questa sera nell'arena di Ameria Radio. Salutiamo Massimiliano. Buonasera a tutti, ascoltatori, buonasera Paolo. Bene, allora, come abbiamo detto, questa sera si scontrano i tenori e così terminiamo il secondo girone. E abbiamo detto che c'è Jussi Björling combatterà contro Giacomo Lauri Volpi. Sarà una battaglia durissima che seguiremo passo passo. Bene, un attimo di aggiornamento. Questa sera ormai sta diventando una consuetudine. Faremo sempre una puntatina su Caccia all'Opera. Perché? Perché come al solito sta in difficoltà, ma se non capite questa, dico io non lo so. Devo dire che sono arrivate più risposte dell'altra volta, già ad oggi, con qualcuno molto acuto che ha già beccato la risposta esatta, ma comunque siccome non vale chi arriva prima, tranne che per lo 0,5 in più, perché voi potete votare fino a che non diamo il risultato nella puntata di venerdì. Però insomma, vabbè, stasera daremo una mano un pochino agli indecisi, anche perché devo dire che abbiamo visto proprio adesso le statistiche insieme a Massimiliano, la pagina Caccia all'Opera è visitatissima e non capiamo perché tanti ancora errano. In questo caso Massimiliano, errano. Bene, Max. Errano una volta, voi c'è il verbo errare. Errano una volta entrare. Esatto, capito. E quindi stasera alle solite 9:30 noi daremo un'occhiatina alla Caccia all'Opera. Però saremo molto meno buoni dell'altra volta, perché l'altra volta era un pochino più difficile. Questa è proprio semplicissima, come si dovrebbe dire. Intanto, detto questo, mi corre l'obbligo comunque di ringraziare ancora una volta, lo faccio a nome mio, di Max, di Valerio, che questa sera è al complemese di Elenina, quindi dobbiamo fare gli auguri a Elena. Dobbiamo ringraziare la Fondazione Tito Gobbi per la bellissima puntata speciale che abbiamo fatto domenica sera con la grandissima e grandissima ospite Raina Gabbaimasca, che è stata gentilissima, poi ho avuto modo di parlarci anche dopo la trasmissione, veramente è stata veramente un ospite dolcissimo, un ospite veramente che ci ha accolto tra le sue braccia, diciamo così. E veramente la vogliamo ringraziare ancora, perché ci ha fatto il grande onore di stare con noi. Ci ha promesso che tornerà, sicuramente faremo una puntata su di lei, adesso non so quando, perché chiaramente lei è piena di impegni, pur non cantando più, ma insegna tantissimo, e quindi vedremo quando la potremo organizzare, ma come diciamo noi in Ameria Radio, il braccialetto elettronico è stato messo. Anche alla Raina abbiamo messo il braccialetto elettronico, scusate se poco. Ecco, se a me e a Max ci dicevano, quando abbiamo deciso di fare la trasmissione, che neanche dopo un anno avevamo come ospite Raina Gabbaimasca, penso che, non lo so, non ci avremmo creduto. Avremmo detto, ma no dai, su, ora non, sai, ci stai prendendo in giro, e invece così è stato.
E di questo dobbiamo ringraziare infinitamente Cecilia Gobbi, che veramente ci sta molto vicino e con cui stiamo facendo dei grandi progetti, come lo stiamo facendo con l'associazione Bastianini, e lo vedrete in seguito perché ci avviciniamo al centenario. E veramente abbiamo tanti amici vicino ad Ameria Radio che ci fanno veramente tanto piacere. Bene, Max, vuoi cominciare a parlare di questa sfida? Sì, io stasera mi schiero. Schiero sin dall'inizio. Vai. Tu adesso siamo gli arbitri, vabbè, siamo gli arbitri. Ognuno sceglie, decide con la propria testa. Però io ho un debole per Jussi Björling. Un debole perché forse annoiamo i nostri radioascoltatori parlando delle nostre esperienze da bambini, da adolescenti o che altro. Però dopo l'innamoramento che ebbi per Madama Butterfly, fu la mia prima opera, no? Che vidi in un teatro estivo, di questi itineranti, no? Quando ancora funzionavano. Poi abbiamo tanto criticato perché la qualità non era ampia, ma ce ne fossero. Oggi ce ne fossero. Vabbè, questo è, lo rimpiangiamo il passato. Poi la mia seconda opera è stata la Bohème, ma guarda, quella Bohème con proprio Jussi Björling, Vittoria de Los Angeles, Lucina Amara che faceva Musetta, Robert Merrill, Giorgio Tozzi, direttore il grande Thomas Beecham, edizione RCA del 56, esattamente 4 anni prima che Jussi Björling morisse. È morto giovanissimo, 49 anni. Già. Un personaggio molto, molto vicino al rock, diciamo, dal punto di vista della vita, no? Soffriva di depressioni dedito all'alcol, purtroppo è morto praticamente alcolizzato. Ecco questo. E ci ha lasciato troppo presto, perché secondo me è stato un grandissimo tenore. Nato in Svezia, a Borland, il 5 febbraio del 1911. Pensate che ha soli 5 anni praticamente con il padre, che era un valente cantante, tenore, che cantò anche al Metropolitan. La madre era una pianista, lui aveva dei fratelli, insomma una famiglia di musicisti scandinavi che sono ancora oggi, li troviamo spesso a organizzarsi serate in famiglia, chi suona il pianoforte, chi il violino, chi canta, ecco, diciamo questa è una cultura nordica molto bella. Sta di fatto che girarono l'Europa facendo una tournée a livello familiare. Lui aveva solo 5 anni, fino ai 26 anni, quando, fino ai 26 anni, fino al 1926, quando il padre morì, ma lui aveva solo 15 anni. Lì cominciò a studiare canto. Debuttò a praticamente 17-18 anni cantando nell'ampionaio della Manon Lescaut. Poco dopo cantava e aveva il repertorio Don Giovanni, Barbieri di Siviglia, Guglielmo Tell, eccetera eccetera, anche il repertorio lideristico. In pochi anni conquistò, possiamo dire, l'Europa, perché esordì a Vienna con Aida nel 36, quindi aveva 25 anni. Direttore Victor de Sabata, poi Lucerna Requiem con Toscanini direttore, e siamo nel 39, quindi aveva 28 anni, Royal Opera House, Il Trovatore, sempre nel 39, e fino ad arrivare al debutto anche al Metropolitan di New York, addirittura nel 37, quindi a 26 anni. Lui praticamente quando morì aveva 55 ruoli già nel suo repertorio, e nel 37 già ne aveva 53. Questa è un po' l'introduzione che ho fatto di questo, secondo me, grandissimo tenore, che purtroppo ci ha lasciato troppo presto e ci poteva dare tantissime altre interpretazioni. Assolutamente sì. Allora, prima di parlare di Giacomo Lauri Volpi, ne parliamo, diciamo, dopo il primo round, direi di dare le modalità solite di votazione. Allora, in questo momento potete andare tranquillamente sul sito www.ameriaradio.com, trovate proprio in testa la diretta di questa trasmissione, e quindi dentro proprio la pagina trovate sotto i nostri nomi la possibilità di votare, quindi c'è una
la fotografia dei due tenori, quella che identifica la trasmissione, e poi dopo c'è Start, che quindi fa partire le votazioni. Quindi votate, votate, votate. Domani lo metteremo anche sul leader del sito, e sarà pubblicato anche sulla pagina Facebook, sia Ameria Radio che Ameria Umbra. E metteremo anche il link sulla pagina Instagram Ameria Radio 2020. Bene, Max, io direi di cominciare quindi con il primo round. E cosa mettiamo? Mettiamo per Giacomo Laurivolpi, che sarà il primo a scendere in campo, Spirito Gentile dalla favorita, e Jesse Birling risponderà con una furtiva lacrima dall'Elisir d'Amore. Ascoltiamo. Favorita.
Bene, con questo termina il primo round e quindi votate, 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 anche con Massimiliano noi l'abbiamo fatto. Adesso parliamo un pochino di Lauri Volpi. Lauri Volpi nasce a Lanuvio, un comune di 33.000 anime circa, che sta vicino a Roma, nella parte est della capitale. Praticamente le origini, no, di Lauri Volpi la dicono tutta, perché rimane orfano a 11 anni. Ha fatto la scuola nel seminario, come tanti all'epoca, e poi studiò giurisprudenza all'Università di Roma, quindi una persona che anche è andata avanti anche negli studi, che per l'epoca non era molto semplice. Ha cominciato a studiare canto con il baritono Antonio Cotogni, l'abbiamo anche spesso, chi ha letto testi che parlano di opera lirica, quindi di Cotogni, è un nome che risuona molto spesso, perché era diciamo, il maestro che insegnava all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma. Ha partecipato alla Prima Guerra Mondiale e quindi ha dovuto interrompere gli studi, e quando è tornato purtroppo il suo maestro non era più, perché era morto, e non trovando un insegnante adatto alle sue, no, a quello che si aspettava, insomma, a cui affidare veramente la sua voce, ha affrettato i tempi e quindi si è procurato da solo delle audizioni. Quindi lo studio di Lauri Volpi a un certo punto, dal punto di vista del canto, si ferma e comincia a cantare nei teatri. Lui esordisce il 2 settembre del 19 a Viterbo, nei Puritani, ma non con il nome di Lauri Volpi, ma con il nome di Giacomo Rubini, e si è ispirato a questo perché Rubini è il tenore preferito di Bellini. Tanti film, no, come Castativa e anche Casa Ricordi, no, per chi ha la memoria, diciamo, lunga, su questi due film bellissimi, che chi non l'ha visto invito tutti ad andare a vedere, soprattutto Casa Ricordi, come un grandissimo Paolo Stoppa nelle vesti di Ricordi, e quindi lui praticamente si fece chiamare Giacomo Rubini. In seguito poi, siccome c'era un altro Volpi in carriera, un certo Guido Volpi, mise il nome Lauri tra Giacomo e Volpi. Questo nome poi non è uno pseudonimo, perché è stato praticamente, con regio decreto, no, messo proprio come anagrafe, e quindi questo non è uno pseudonimo. Praticamente è stato poi di lì in poi, dal 3 gennaio del 20, come riportano le cronache, a Costanzi di Roma, dove lui praticamente debutta come cavaliere de Grie nella Manon di Masnay, e poi sempre nello stesso anno, sempre a Roma, fa Gianni Schicchi, faceva Rinuccio, sempre con grandissimi cantanti, con Gilda Dalla Rizza in questo caso. Poi ha debuttato al Comunale di Bologna nel 21 nel Rigoletto come Duca di Mantova, quindi con Totti Dal Monte e Mariano Stabile, quindi incomincia la grande carriera di Giacomo Lauri Volpi. Adesso io mi fermerei qui, perché poi andremo avanti, no, con la storia di Giacomo Lauri Volpi nel proseguo della trasmissione. Comunque è un personaggio, poi dopo parleremo anche delle qualità vocali di ambedue. Sicuramente Lauri Volpi è un personaggio anche fuori del palcoscenico, perché chi come me, Massimiliano, ha potuto vedere Lauri Volpi nelle varie interviste televisive, dove si esibiva ancora diciamo in tarda età, nella Pira, e quindi ne conosceva le sue doti istrioniche, e quindi questo, diciamo, è una cosa che a tutti gli amanti del bel canto e dei grandi cantanti di cui stiamo parlando in questi giorni non può che, no, che ricordare Lauri Volpi, veramente un grande istrione oltre che un grande cantante. Allora Max, che facciamo? Andiamo al secondo round? Andiamo al secondo round, partiamo con Giusy Berling e poi ancora Lauri e poi Lauri Volpi, ecco, insomma, quindi passiamo ad un altro repertorio, passiamo al repertorio verdiano, quindi ascolteremo due arie con cabaletta. La prima è alla Si ben mio, con la pira del Trovatore, cantata da Giusy Berling, mentre
Lauri Volpi ci farà ascoltare Ella mi fu rapita con la cabaletta finale. Penso che abbiamo messo anche la cabaletta, non ne sono sicuro, non vorrei fare. Se non l'abbiamo messa, pazienza, ci perdonerà il buon Giacomo, vai. Non credo che ci sia perché i Sì, tempi lo dimostrano che non c'è. sono un po' troppo, sì, Sì. purtroppo no, non c'è, non c'è. Allora, andiamo a far sentire Burlinghe in Asibe mio e di quella vira. Di quella pira l'ar
partir. Padre infelice, corro a salvarti. Prima che il mio presagio interno sull'orma corsa ancora mi spingesse, chiusero l'uscio quella magion deserta. E dove ora sarà quell'angel caro, colei che prima patì qui nel mio cuore, ed è star la fiamma di costanti affetti, colei si pura il cui modesto sguardo è quasi spinto a virtù, talore mi credo. Ella mi fu rapita, e chi l'ardiva, ma ne avrò vendetto. Lo chiede il pianto. Yeah.
con l'anima. Or di qua giù beato, quei che la sfera gli angeli, quei che la sfera gli angeli, per te non invidio. Quei che la sfera, le sfera gli angeli, per te non invidio, non invidio per te. Allora, come avete intuito dalla sigla che ormai ci accompagna da un po' di giorni, stiamo in caccia all'opera, che ormai diventa, visto che dobbiamo aiutarvi, diventa anche un appuntamento fisso nella serata del martedì. Ecco, allora, partita la sigla, si aspettava la cabaletta. Mi sa che stavo anche il dono. Questa sensazione, forse qualcuno ha detto: ma che cabaletta è? Comunque è partita la sigla della caccia, ma votate intanto il secondo round, vi portate avanti, e mentre vi preparate per il terzo parliamo un attimino della caccia dell'altro giorno, del 22 di ottobre. Allora, abbiamo cercato di essere molto più semplici, no? Quindi un aiutino che vi diamo: è un'opera, ecco, questo ve lo possiamo dire. Adesso poi vi faccio risentire gli indizi musicali uno dietro l'altro, vediamo poi se vi dice qualcosa. Ok. Secondo indizio. Terzo indizio. Bene, allora, qui ci troviamo un po' in difficoltà, perché? Ma che aiuto volete di più? Nel senso,
abbiamo visto, no? Abbiamo detto che è un'opera. L'inizio, come abbiamo potuto vedere, è una sigla, per chi segue la radio, è una sigla della nostra, diciamo, della nostra radio. Però Tra, questo dai, pagliacci. intanto dei pagliacci, però vabbè, questo poi Però potrebbe. posso dare io un'indicazione, se Vai, no? vai, vai, Analizzate il testo e basta, non aggiungo altro. ha detto anche troppo con i miei gusti, perché era molto chiaro, no? Massimiliano era chiaro, Vabbè, analizzate il no? Il testo testo, e io vabbè. andrei avanti col secondo indizio. Il secondo indizio invece è un brano che dovete riconoscere che cosa è. Certo, insomma. Dovete riconoscere lì il discorso, perché appena l'avete riconosciuto, forse no, vi può dare, no, l'idea di dove si va a parare. Il Sì. terzo è il terzo diciamo, è un compendio, no, tra tante No, 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 questo è troppo semplice. Su, dovete mettere insieme, dovete mettere insieme. Comunque, già Massimiliano è stato molto buono. Io non l'avrei detta, però lui è stato molto buono. Quindi, occhio, ascoltate bene, ascoltate bene. Allora, Suona il Vespero, certo, Vespero, ragazzi e garzon. capito? Ecco, Insomma. qui, voglio dire, no. Quindi diciamo, no? Suonano le campane, poi non suonano le campane? Mi pare suonano le campane, però vabbè. Va bene, allora. Sigla. Bene, allora. Massimiliano, vogliamo dire altro di Juicy Pearling? Di Pearling, diciamo che io sono veramente un grande estimatore di questo grande cantante, forse si è capito. Diciamo che ci ha lasciato tantissime, non una quantità enorme come magari si possa aver lasciato Pavarotti, però molte opere. Ricordiamo il Trovatore con la Zinca, Milanov, Leonard Warren, da Fedora Barbieri. Poi Cavalleria Rusticana sempre con la Milanov, la Zinca Milanov, ha fatto moltissime cose anche con Robert Merrill, i Pagliacci, la Manon Lescaut, queste tutte opere del suo repertorio, la Butterfly, anche la De Los Angeles ha cantato moltissimo con lui, come ho detto, nella Bohème, nella Butterfly, e poi la Turandot con la Nilsson e Renata Tebaldi, Leinsdorf, che dirigeva edizione 59. L'ultima cosa che ci ha lasciato come registrazione da studio fu nel 60, Fritz Reiner dirigeva la messa di Requiem con Leontine Price, Rosalind Elias e Giorgio Tozzi. Fritz Reiner, già l'ho detto, che dirigesse, eravamo nel 60, mentre altre edizioni dal vivo. C'è un trovatore di Stoccolma, sempre del 60, e quindi ecco, insomma, nel suo repertorio c'è anche Tosca, Faust, molto repertorio francese, c'è Manon Lescaut, Rigoletto, che abbiamo ascoltato, Romeo e Giulietta, ecco, Romeo e Giulietta, altro repertorio francese, Ballo in maschera. Insomma, era un tenore che viaggiava molto bene, a mio avviso, tra il repertorio lirico, secondo me fa una grandissima bohème, e un repertorio lirico spinto. Insomma, ha cantato anche Turandot, quindi andava anche un po' oltre quello. Insomma, l'abbiamo sentito nel Furtiva Lacrima, che sicuramente non è un'aria eccellente per la sua vocalità, però secondo me ha fatto un'interpretazione straordinaria. Bene, io adesso invece passerei a parlare un attimino, no, a completare un po' il discorso su Lauri Volpi, no?
Allora, come hai detto tu, il tuo incontro con Burling fa da contraltare il mio incontro con Lauri Volpi, grazie a mio padre, che un giorno portò a casa un'edizione del Trovatore della Fonicetra, quella che aveva il dorso verde con scritta dorata, molto bello, con dei bellissimi quadri sul frontespizio. E io ero piccolo e mi piacque molto il castello che era, no, davanti alla copertina del Trovatore. Poi me la fece sentire e ascoltai un grandissimo Lauri Volpi in una pira fantastica, devo dire. Quindi diciamo che quello è stato il primo incontro che mi ha colpito per il grande squillo, per la grande diciamo, foga interpretativa che Lauri Volpi metteva in questo Trovatore. Andando avanti a parlare un pochino della sua carriera, parliamo anche dell'incontro con Mascagni, che è stato quello che nel 1922 lo ha udito come Turiddu in una tournée in Sud America. Mascagni l'ha voluto in cavalleria perché secondo lui la sua voce era molto che fino a quel momento era, diciamo, piccolina come volume, ma estesissima e cristallina, con degli acuti veramente svettanti. Si dice che arrivasse fino al mi bemolle sovracuto. Lo fece avvicinare a questo repertorio tramite la sua Cavalleria Rusticana. Con questo, poi dopo, da qui si è avvicinato anche a ruoli come l'Andrea Chenier, come l'Aida, quindi spingendosi verso un repertorio molto più, diciamo, da lirico, lirico drammatico. La sua attività al Metropolitan è stata vastissima, che conta fino al 1933, dal 1923, quindi in 10 anni, quindi dal suo debutto al 33, 307 recite, e vanno chiaramente da Tosca a Rigoletti vari, a Traviata e ad altre opere di repertorio tipo la Butterfly. Quindi lui, diciamo, in tutti quegli anni spinto, la sua voce verso, repertori più pesanti. Tant'è che, dal 1929, incomincia anche a affrontare, la Turandot, la Luisa Miller, che tanto non era, diciamo, più nel repertorio lirico, però anche, tenendo, sotto mano un'opera tipo il Guglielmo Tell di Rossini. Quindi questa poliedricità della voce, addirittura fece l'Otello nel 42 alla Scala. La poliedricità di questo cantante, ne dimostra, chiaramente la sua, preparazione tecnica, che, come abbiamo detto, a parte il maestro Codogni, è da autodidatta, che gli ha permesso una longevità vocale veramente invidiabile. Se voi andate su YouTube, potete trovare delle registrazioni in veneranda età, come già avevamo accennato prima, ma di brani come veramente Il Nessun Dorma, come La Pira, che veramente hanno dell'incredibile. Questo dimostra la solidità che poi nel tempo Lauri Volpi si è formata, no? Tecnicamente parlato. Poi dopo magari discutiamo un attimino delle sue qualità vocali, come lo faremo anche per Burling. Io direi, Massimiliano, se sei d'accordo, di andare al terzo round. Certo, Che certamente, cosa vogliamo. abbiamo? Terzo round, andiamo nel repertorio francese, ascolteremo partiamo con l'ascolto di Lauri Volpi, Pourquoi me réveiller Werther. del Werther, Sì. mentre sempre di Massenet ascolteremo sempre dal Werther, No, sempre dalla Manon di Massenet. dal Manon di Massenet, scusami, la Manon di Massenet, ecco, se lo vuoi annunciare te, perché A adesso non foyer deux images, un'aria ecco, bellissima, sì, ecco. complicatissima per il tenore, lo sentiremo dalla voce di Jussi Björling, devo Giussi, dire. Io che l'ho esatto. ascoltato, insomma, non posso dire niente, su, va bene. Ascoltiamo, Andiamo con ascoltiamo. Pourquoi me réveiller, aria a me molto, diciamo, cara. Cantata ovviamente in Da Giacomo italiano. Lauri Volpi, cantante italiano, certo.
Bene, qui le cose si fanno serie perché due aree difficilissime, due modi di interpretarle completamente diverse, anche per i tempi sicuramente. Io farei un attimo una puntatina sulle qualità vocali dei due cantanti. Parliamo di Lauri Volpi. Lauri Volpi è sicuramente l'emblema dello squillo, cioè lui, come abbiamo detto prima, aveva uno squillo veramente prepotente, passatemi il termine, la sua voce era tutta squillo e molto spesso la difficoltà di un tenore a gestire uno squillo così potente e così cristallino è proprio quella di restare un pochino nei termini dell'intonazione, perché è complicatissimo tenere l'intonazione di una voce ricca di armonici come quella di Lauri Volpi. E devo dire che, per esempio, abbiamo notato come nel Werther lui riesce, immaginate, insomma, il Werther puntata acuta va al si bemolle, riesce addirittura a filarlo, quindi immaginate che controllo che poteva avere della sua voce. È chiaro che il modo di cantare dell'epoca probabilmente oggi non lo accetteremo perché sentite tanti portamenti, sentite tante, diciamo, quello che oggi non si accetterebbe perché forse non è filologicamente corretto, ma diciamo l'emozione che davano sia lui che sia Bürling e tanti altri cantanti del passato, certo forse oggi non la ritroviamo, quindi magari qualche imperfezione musicale, qualche imperfezione del testo, qualche difetto ogni tanto, lo dobbiamo dire anche sull'intonazione, ma proprio per questa difficoltà del controllo, per questa voce ricca di armoniche che è veramente Lauri Volpi impressiona. Bürling invece è una voce molto più moderna, proprio come concezione anche tecnica, una voce anche con una grana completamente diversa, una voce molto più verso, così parliamo, un Domingo, che un Pavarotti, se vogliamo fare un confronto moderno, una voce dal timbro riconoscibilissimo sicuramente, che alimenta con il colore dell'interpretazione sicuramente una caratteristica molto importante che è quella del mascherare il passaggio, perché se ci fate caso non sentite quando passa, quindi le difficoltà proprio tecniche Bürling le riesce a superare in maniera eccelsa e riesce a mantenere il colore anche nella zona acuta. Se fate caso avete sentito la pira prima, un bellissimo do di petto che praticamente non viene snaturato, anzi lo ribatte anche all'ar-mi, quindi si appoggia completamente, quindi dimostrando il grande controllo tecnico e la grande facilità nel mantenere il timbro inalterato. Queste secondo me sono le caratteristiche principali, non so se Massimiliano è d'accordo. Sì, devo dire che Bering ha una tecnica nettamente superiore, cioè messi a confronto la tecnica di Bering è veramente superiore a quella di Giacomo Lauri Volpi. Bering ha questa voce che viaggia tra il lirico e il lirico spinto drammatico, ecco, insomma, non era una voce da Otello assolutamente, ma Turandot c'era tutto. Per esempio, invece, andando verso a parlare di Lauri Volpi ha cantato l'Otello e onestamente dubito che possa aver ottenuto grandissimi risultati come in altre opere. Confesso, non ho mai ascoltato l'Otello con Giuseppe Berling. Molti mi diranno: ah no, non puoi non ascoltare, scusate, con Lauri Volpi, no, non puoi ascoltarlo. Ma onestamente, la qualità, non la qualità, la tipologia di voce non mi sembrava che potesse sostenere un ruolo di queste dimensioni. Mentre, ecco, come dicevo, Berling, uno che ha girato tra quel repertorio, dal repertorio lirico, infatti, secondo me è un grande Rodolfo della Bohème, ma è altrettanto un ottimo Calaf per quanto riguarda invece il repertorio più drammatico.
Bene, detto questo, io passerei al quarto round. All'ascolto, ecco, allora io vedo qui in scaletta, nella mia scaletta c'è un errore, non so se evitiamo di ripeterlo lì. Avremo adesso Jussi Björling che canterà Amor ti vieta dalla Esatto. Fedora. A seguire però abbiamo Lauri Volpi che canta È la solita storia del pastore dall'Arlesiana di Cilea. Mentre io in scaletta mi sono trovato due volte qui Björling che canta Amor ti vieta e Ch'ella mi creda. Quindi non so se nella tua playlist, Paolo, risulta questo, ti chiedo cortesemente di correggerlo perché è stato un mio errore. Allora, quindi Partiamo benissimo. con Amor ti vieta di Björling, Andiamo a se Mortivia di la, Björling, è la certo. solita storia. Insomma, andiamo adesso nel repertorio più Sì. verista, tra virgolette, insomma, nel repertorio tardissimo 800, primi 900. Benissimo, andiamo. Oh!
Abbiamo completato anche il quarto round, andate a votare, 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 perché è importante, perché dobbiamo votare chi preferiamo per fargli passare il turno. Beh, certo qui qualche dubbio ce l'ho, devo dire. Non so te, Massimiliano, io non dico chiaramente verso chi cosa, per come, perché, però qualche dubbio mi viene. E qui è difficile. Mi viene perché, sinceramente, Lago di Volpi qui mi è piaciuto molto. Forse questa sera è il primo brano che mi convince di Lago di Volpi. Sì. Anche a molti, però, da Björling e da anche lui, insomma, da una bella... Anche lui, però secondo me Björling è una conferma. Sì. Il repertorio di Lago di Volpi, per esempio... Io lo sento molto in questo, più che in un lirico drammatico esasperato, ecco, come Otello, per dirti. Certo. Ecco, lo sento tutto qui, dove riesce comunque a giocare con la sua voce. Ci sono dei problemi di intonazione, probabilmente dovuti anche alle registrazioni, che sicuramente di Lago di Volpi non sono recentissime, no? Ecco, ma quelle di Björling sono un po' più recenti, insomma, quelle che si trovano in giro, perché poi alla fine di tutto si correvano 19 anni loro, ecco, quindi sicuramente quando Björling ha cominciato a calcare i palcoscenici, Lago di Volpi già aveva di suo qualche cosa fatto, insomma, in giro, quindi va bene. Ecco, comunque detto questo, qui Lago di Volpi mi convince moltissimo. Sì, assolutamente sì. Allora, pezzo d'obbligo. Già, e adesso siamo arrivati al prezzo d'obbligo, anche se così si cade un po' da qualche ascoltatore in linea che continuava a parlarmi di caccia, devo dire che anche gli indizi, diciamo video, quindi le foto, vanno prese un po', no, per il significato che hanno. Non andate a fossilizzarvi su quello che poi alla fine leggete, no? Ecco, questo basta. Bene, andiamo al pezzo d'obbligo, Massimiliano. Abbiamo scelto la gelida manina. Sì, abbiamo scelto la gelida manina, cantata da un Lago di Volpi giovanissimo, 31enne. Sì, sì. E anche Björling, siamo lì. Dovrebbe essere l'edizione quella, appunto, con Sir Tom Beachman. Quindi dovrebbe avere anche lui, siamo intorno ai 40 anni, 35, tra i 35 e i 40 anni. Quindi, bene, e quindi? Quindi possiamo ascoltare, diciamo, nel pieno, nella stessa maturità vocale. Ecco, questo. Ecco, diciamo questo, ecco, nella stessa maturità vocale, quindi io direi che possiamo salutare intanto i nostri radioascoltatori, invitandoli a votare. E domani poi lo troveranno, come vi dicevo prima, sia sul leader del nostro sito, e lo pubblicheremo domani anche sulla pagina Facebook, e quindi avete più posti dove andare a votare. Votate, 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 e così poi martedì prossimo diremo chi ha vinto e potremo iniziare il terzo girone, vero Massimiliano? Certo, esatto.
Bene, allora noi ascoltiamo la gelida manina, prima cantata da Lauri Volpi e poi da Giusy Burning. Noi intanto vi auguriamo una serena notte e vi diamo appuntamento a venerdì, una grande puntata su Ultrovatori Ideali in collaborazione con l'Associazione Internazionale Ettore Bastianini. Massimiliano, allora, alla prossima. Buonanotte, Buonanotte alla a prossima. tutti. Non abbiamo altro che dirci. Buonanotte e buon ascolto. Mi raccomando, Esatto. ascoltate queste ultime due. Che gelida manina, interpretate, partirà Giacomo Lauri Volpi e concluderà Giusy Burling. Buonanotte. Buonanotte.
quando ero paglio del duca di Norfolk, ero sottile, 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 ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Ameria Radio ha presentato Tutto nel mondo è burla, stasera all'Opera, con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini. Quando ero faccio, ero sottile, ero sottile, ero un miraggio vago, leggero.